Saluti a tutti, sono un insegnante di italiano e latino di questo istituto, insegno al liceo scientifico e linguistico. Qui vi farò una breve presentazione dell'indirizzo scientifico tradizionale. Qual è la caratteristica, diciamo, peculiare di questo indirizzo di studi? È il fatto di essere un indirizzo che offre una preparazione equilibrata e assolutamente, come dire, paritaria sul fronte delle materie scientifiche e su quello delle materie umanistiche, perché è evidente che basta vedere il curriculum di studi, l'orario settimanale, per rendersi conto che le materie scientifiche hanno il loro peso incisivo, matematica, fisica, scienze naturali, però anche le materie umanistiche vengono trattate in maniera approfondita: lingua e cultura italiana, lingua e cultura latina, filosofia, storia dell'arte e storia. Per cui qual è il punto di forza di questo indirizzo? Il fatto che quando si arriva alla meta del diploma si è davvero in grado di affrontare qualsiasi indirizzo di studi universitari, perché sia che si scelga di affrontare lo studio di lingue straniere, di medicina, di ingegneria, di fisica, di matematica, di lettere, si è davvero in grado di farlo perché la preparazione che si è conseguita è davvero equilibrata su tutti i fronti. Quindi davvero io sintetizzerei questo come punto di forza del liceo scientifico tradizionale, in cui, peraltro, la presenza del latino sul fronte delle materie umanistiche non deve essere un qualche cosa che inquieta, che spaventa, non deve essere visto come un ostacolo da rimuovere, da aggirare, ma anzi come un'opportunità in più. Ecco, essendo io insegnante anche di questa disciplina posso dirlo, non c'è alcun motivo di tenerla in modo particolare. Lo studio del latino viene iniziato da zero, non è richiesto alcun prerequisito di conoscenza specifica della materia, e c'è una materia che non presenta nessuna difficoltà particolare rispetto ad altre. Cioè, può spaventare o non spaventare come può farlo qualsiasi disciplina. Per cui vi invito ovviamente a quello di venire all'Open Day, dove potrete avere ulteriori informazioni e conoscere anche molti altri docenti. Passo la parola a un'altra collega del medesimo indirizzo. Ciao a tutti, sono l'insegnante di matematica appunto del liceo scientifico tradizionale. Sono qui per presentarvi le nostre discipline, matematica e fisica, che sono le materie un po' caratterizzanti l'indirizzo, non solo per la denominazione scientifico, ma proprio perché occupano una buona fetta del quadro orario settimanale. Sono materie meravigliose, ma sicuramente impegnative, niente che però non possa essere affrontato con lo studio. Per gli studenti che possono riscontrare difficoltà in queste materie, attiviamo comunque dei percorsi di aiuto, quindi corsi di recupero, sportelli EMP. Le lezioni si svolgono tendenzialmente seguendo la scansione temporale proposta dal libro, di modo tale da riuscire a aiutarli a sviluppare autonomia nello studio. Per i ragazzi un po' più propositivi proponiamo anche la partecipazione ai giochi logici e ai giochi matematici. Invece per i ragazzi degli ultimi anni attiviamo dei corsi in preparazione ai test universitari, di modo tale che possano appunto arrivare preparati a qualsiasi facoltà, come diceva prima il collega. E i feedback dei nostri alunni, sia che abbiano scelto facoltà scientifiche piuttosto che umanistiche, sono sempre molto positivi e questo non può che farci piacere. Buongiorno, mi chiamo Fisoni. Insegno scienze nei licei scientifici, LS tradizionale e LSA. Allora, la riflessione che faccio io è: un ragazzo delle medie perché dovrebbe andare ad un liceo scientifico? La risposta è: primo, già si è chiesto il perché, questo è importante, ma questa è la parola che deve rimanere dalla prima alla quinta: perché? Perché mi siedo su una sedia che è fatta così, perché respiro l'aria che è fatta così, perché studio quello che mi dice l'insegnante, quindi sempre perché. E poi c'è un altro perché. Perché devo sapere perché? Per rendermi consapevole di tutto quello che vivo, per conoscere. Conoscere, c'è la sete di conoscenza, c'è la voglia di sapere e c'è la gioia di sapere. Però attenzione, perché in un liceo scientifico non è tutto così immediato, non è così facile. Si studia e si fa fatica, si fanno le verifiche e si prende anche 4, anche meno, io do anche 2. Per cui, cioè, anche molto insufficiente, ma si riemerge.
perché si impara, perché si cresce, perché si diventa adulti, ma si diventa così, si diventa adulti proprio perché c'è una difficoltà. Il liceo scientifico non è una scuola facile, non è una scuola semplice, non è una scuola per chi è già imparato, perché nessuno è imparato, si impara qua, si impara a studiare, si impara a crescere, si impara a vivere e si esce uomini, ma soprattutto donne, nuove donne consapevoli delle proprie possibilità e uomini più sicuri di se stessi. Quindi liceo scientifico forever, però non aspettatevi che sia facile. Noi sicuramente vi affianchiamo, sicuramente lo studente penserà gli insegnanti sono l'altra parte della carreggiata, è vero, l'altra parte non della carreggiata, si dice l'altra parte della barricata, è vero, siamo dall'altra parte, ma non siamo contro di voi, noi siamo con voi, perché da qui devono uscire degli uomini e delle donne pronte, preparate ad ogni elemento, ad ogni momento di vita, e noi vi saremo al vostro fianco e noi ce ne rendiamo conto perché poi voi tornate a salutarci e siamo contentissimi di tutti i traguardi che raggiungerete. Ciao, vi aspettiamo.